Salve a tutti, sono Francesca dell'UISP Roma e in questo video vi proporrò dei movimenti che riguardano principalmente il collo, le spalle e il torace e che avranno però un effetto anche su tutta la schiena. E per fare questi movimenti avrete bisogno di una sedia e se l'avete anche di una palla di spugna come questa, altrimenti in alternativa potete usare un cuscinetto non troppo grande e abbastanza morbido. E prima di fare i movimenti da seduti, però cominciamo con qualche movimento in piedi di preparazione. E mettiamo i piedi paralleli alla larghezza dei fianchi, cerchiamo di distribuire il peso tra i due piedi e tra le due gambe e cominciamo a piegare e a distendere le gambe per qualche volta, lentamente e poco. Lo facciamo principalmente per ammorbidire le gambe, per sentirle, per sentire la spinta dei piedi dentro il pavimento. Quindi usiamo la spinta dei piedi dentro il pavimento per distendere le nostre gambe. Ora appoggiate le mani sui fianchi e partite ancora con le gambe piegate e organizzate qualche movimento circolare, rotondo, del bacino. Regolate l'ampiezza del movimento in base a quello che vi sembra abbastanza comodo, abbastanza facile e organizzate, cercate di organizzare un movimento regolare. Cambiate direzione dopo qualche giro. Poi fermatevi al centro, piegate i vostri gomiti e portateli verso i fianchi, piegando le gambe e abbassando la testa. E poi spingendo i piedi dentro il pavimento, vi allungate. Allungatevi fin dove potete farlo con facilità e poi di nuovo vi piegate. E poi di nuovo vi allungate. Ogni volta che vi allungate, allungate le braccia solo fin dove è molto facile, se non si allungano del tutto va bene lo stesso. Ora partendo dall'alto scendiamo passando di lato con le braccia per fuori, poi pieghiamo i gomiti e risaliamo passando per il centro. Bene, prendiamo la sedia. Ora sediamoci sulla sedia abbastanza in avanti, abbastanza vicino al bordo della sedia, quindi non ci appoggiamo allo schienale, appoggiamoci alle ossa del nostro bacino, i nostri ischi e lasciamo le braccia di lato e prendiamo un momento per osservare questa posizione. E chiudete, se non vi dà fastidio, se questo non vi disturba, chiudete anche un attimo gli occhi e osservatevi in questa posizione, osservate le vostre sensazioni e, con gli occhi chiusi e sentite il contatto del vostro bacino con la sedia, dei vostri ischi con la sedia. Notate se avvertite una differenza tra l'uno e l'altro. Sentite tutto il vostro bacino e poi portate l'attenzione al vostro torace. Osservate come è bilanciato, posizionato sopra il vostro bacino e sentite le vostre spalle. Osservate la posizione delle vostre spalle, sentite se c'è una spalla che sta un pochino più avanti dell'altra. E poi osservate anche le sensazioni del collo e la posizione della testa. Infine, misurate la lunghezza delle vostre braccia, dalla spalla destra fino alla mano destra, la lunghezza di tutto il braccio destro e poi quella del braccio sinistro. E ovviamente confrontate la spalla destra con la spalla sinistra e il braccio destro con il braccio sinistro.
Aprite gli occhi, appoggiate le mani sulle vostre gambe e cominciamo a fare qualche piccolo rotolamento del bacino indietro e poi un pochino in avanti, consentendo a tutta la colonna di partecipare. Quando l'ombelico va indietro, il pube va in avanti e la testa va giù. Quando l'ombelico va in avanti, il pube va indietro e la testa va un pochino su. Ritorniamo al centro, cerchiamo di stare proprio al centro con la colonna e cominciamo a ruotare la testa un pochino verso la vostra destra e poi un pochino verso la vostra sinistra e a osservare come facciamo questo movimento. Fate piano, poco, ruotate fin dove è facilissimo ruotare. E osservate la sensazione che avete facendo questo. Il movimento del vostro collo, ma sentite anche se c'è qualcos'altro che si muove insieme al collo e alla testa. Tornate al centro e adesso prendete o la vostra palla o il vostro cuscinetto e la usiamo per fare una sorta di test, una sorta di prova. E teniamola con il palmo delle mani, le dita delle mani sono rivolte in alto, verso l'alto, i gomiti sono un pochino sollevati all'altezza delle spalle e proviamo a schiacciare la palla, stringerla, spingendo con il palmo di entrambe le mani e poi lasciamo. E facciamolo qualche volta, cerchiamo di modulare questa pressione, sia nel movimento in cui premiamo e sia nel movimento in cui lasciamo. E osserviamo, sentiamo quanto possiamo schiacciare la palla, quanto possiamo spingerla senza sforzarci troppo e che sensazione abbiamo nelle spalle, nel petto, nel torace, nelle braccia, nelle mani. Lasciamo andare, lasciate andare e adesso facciamo dei movimenti con la vostra spalla destra e con il vostro braccio destro. Io mi muovo a specchio rispetto a voi e quindi li faccio con la mia spalla sinistra e col mio braccio sinistro. Il primo movimento è questo, il cerchio, un semplice cerchio della spalla. Andando a sentire il movimento della scapola, della clavicola, andando a sentire se le costole si muovono un pochino insieme alla spalla. Cambiate direzione. Sentite com'è il movimento nell'altra direzione. Lasciatelo un attimo e appoggiate la vostra mano destra sulla vostra spalla destra e descrivete dei cerchi con il vostro gomito destro. Regolate l'ampiezza del movimento a seconda di quello che sentite. Regolate l'ampiezza del movimento nelle varie direzioni e osservate la sensazione che avete, osservate quanto è libero, quanto è continuo il movimento. Cambiate direzione. Anche facendo questo sentite come si muove la vostra spalla, la vostra scapola, la vostra clavicola. Se si muovono un pochino anche le costole. E poi lasciate andare e se vi fa piacere dondolate un pochino le braccia a partire dalle spalle. Ora pian pianino piegate il gomito destro e andate a portare la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sotto il gomito destro e poi scivolate piano piano giù. E fatelo ancora qualche volta. Quando
appoggiate la mano destra sulla spalla sinistra, se potete scivolate anche un pochino indietro, andate a sentire anche un po' la scapola sinistra, aiutandovi con la mano che sta sotto il gomito, con la mano sinistra che sta sotto il gomito. Ora lasciate la mano destra appoggiata alla spalla sinistra, lasciate il gomito sollevato e cominciamo a fare qualche movimento del gomito verso il basso e verso l'alto, accompagnando il movimento con il bacino e con tutta la colonna. Se vi va di abbinare una respirazione precisa, specifica, inspirate mentre andate in alto ed espirate mentre andate in basso. Ma se invece preferite lasciare che il respiro sia libero, lasciatelo libero e va bene ugualmente. Tornate al centro, lasciate giù il braccio, prendete un momento di pausa e poi riappoggiate di nuovo la mano destra sulla spalla sinistra e sostenendo il gomito destro, cominciate a portare tutto il torace, il braccio, la testa un pochino verso destra e poi un pochino verso sinistra. Se volete provate anche a farlo con gli occhi chiusi, chiudete gli occhi e fate qualche movimento tenendo gli occhi chiusi e sentite la spalla, sentite il gomito che si sposta insieme al torace, insieme alla testa. Sentite il torace che ruota, la colonna che ruota. E poi lasciate andare, sciogliete un pochino. E di nuovo con la mano destra sulla spalla sinistra, adesso portate il gomito in una direzione e la testa nell'altra direzione. Anche qui, se volete, provate a chiudere gli occhi, provate a fare qualche movimento con gli occhi chiusi se vi va. E sentite che in questo caso il vostro torace ruota in una direzione, mentre la testa ruota nella direzione opposta. E che quindi le vertebre cervicali ruotano in una direzione e le vertebre dorsali in un'altra direzione. Provate ancora a fare qualche movimento portando tutto nella stessa direzione e sentite come va. Sciogliete, lasciate un pochino andare. Sentite un momento, osservate un momento la sensazione che cominciate ad avere nella spalla destra, nel braccio destro. Poi portate di nuovo la mano destra sulla spalla sinistra e adesso cominciate ad andare con il gomito destro verso il basso e poi andate verso la vostra destra e poi piano piano andate verso l'alto e organizzate tutto un cerchio, andate verso la vostra sinistra e tornate in basso, organizzate un movimento circolare. E provate anche a cambiare la direzione di questi cerchi. E sentite il movimento della spalla, del torace, della testa, di tutta la colonna. Sentite se si muove anche il bacino. Come cambia l'appoggio del bacino sulla sedia. E lasciatelo andare e sciogliete un pochino. E adesso chiudete un momento gli occhi e osservate che sensazione avete nella spalla destra. Che senso di lunghezza avete nel braccio destro. Poi apriteli e provate a fare ancora qualche
qualche cerchio con il gomito destro e sentite com'è adesso questo movimento. In una direzione e nell'altra direzione. Facciamo un momento di pausa. Cominciamo a fare gli stessi movimenti con la spalla sinistra, con la vostra spalla sinistra. Il primo era questo cerchio. E cominciamo a sentire com'è questo cerchio con questa spalla. Cambiamo anche la direzione. Sinistra appoggiata sulla spalla sinistra, proviamo a fare i cerchi con il gomito, a descrivere dei cerchi con il gomito. E cambiamo direzione. E osserviamo come si muove la scapola sinistra, tutta la spalla sinistra. Come e quanto si muovono le costole, se avete questa impressione, questa sensazione insieme alla spalla sinistra, al braccio sinistro. Lasciate andare, sciogliete un pochino e cominciamo a portare la mano sinistra sulla spalla destra e poi tornare indietro. Prendete il gomito sinistro con la mano destra e poi scivolate giù. Andate a sentire la scapola destra, se potete sentirla, se potete scendere anche un po' indietro sulla scapola con la vostra mano sinistra. Poi lasciate la mano sinistra appoggiata alla spalla, sostenete il gomito e poi portatelo un po' in basso e pian pianino anche in alto. Consentite al vostro bacino di rotolare sulla sedia, a tutta la schiena di partecipare. Sentite tutta la colonna che si flette, che si arrotonda e poi che si estende un pochino, si inarca un pochino. E lasciatelo andare. Sulla spalla destra, con la mano destra sotto il gomito sinistro, portate tutto un pochino verso la vostra destra e un pochino verso la vostra sinistra. E provate a farlo, se questo non vi crea problemi o fastidi, anche chiudendo gli occhi qualche volta. Lasciamolo andare e di nuovo con la mano sinistra sulla spalla destra, ora il gomito insieme al torace si spostano in una direzione e la testa nella direzione opposta. Se vi va, chiudete anche gli occhi. Se non vi va, non li chiudete, ma comunque osservate le sensazioni che avete nelle parti di voi che sono coinvolte da questo movimento. E poi riportate tutto insieme e sentite come va. Lasciatelo andare, sciogliete un pochino e di nuovo con la mano sinistra sulla spalla destra organizziamo un cerchio, quindi andiamo verso il basso, andiamo verso la vostra sinistra e poi verso l'alto e poi verso la vostra destra
continuiamo a descrivere dei cerchi. Cambiamo la direzione, cambiate la direzione di questi cerchi. Poi lasciate andare, distendete entrambe le braccia e sentite come state. Chiudete anche un momento gli occhi, osservate che sensazione avete adesso nelle spalle, che sensazione avete nelle braccia, in particolare nella spalla sinistra e nel braccio sinistro dopo aver fatto questi movimenti anche a sinistra. Aprite gli occhi, appoggiate la mano sinistra sulla spalla sinistra e riprovate a fare qualche cerchio, a descrivere qualche cerchio con il gomito e sentite com'è. Se è un po' più libero il movimento, se è un po' più continuo, più fluido. E poi lasciate giù il braccio e riprovate a ruotare la testa un po' verso la vostra destra, un po' verso la vostra sinistra e sentite come lo fate, che impressione avete adesso facendo questo. Pausa. Ora portate il vostro braccio destro all'altezza, distesa all'altezza della spalla e cominciate a portarlo un pochino in avanti e un pochino indietro, ruotando il torace, ruotando la testa, ruotando il busto. E poi ingrandite il movimento e arrivate ad appoggiare la mano destra sulla spalla sinistra. E se non è troppo scomodo, quando andate dietro, piegate il gomito e appoggiate il dorso della mano destra dietro la schiena. Lasciate andare questo braccio, portate il vostro braccio sinistro all'altezza della spalla e cominciate a muoverlo un po' in avanti, un po' all'indietro, ruotando. E ingrandite piano piano il movimento. Fino a portare la mano sinistra sulla spalla destra. E poi, se pensate che sia possibile, anche il dorso della mano sinistra dietro la schiena. Se pensate che questo non sia possibile, andate indietro e poi ritornate in avanti. Quindi decidete quando andate indietro, se volete andare a piegare il gomito e mettere la mano dietro la schiena oppure no. Lasciate andare, sciogliete un pochino. E adesso intrecciate le dita delle mani dietro la schiena, appoggiate il dorso delle vostre mani dietro la vostra schiena, sentite un momento questa posizione e poi cominciamo a chiudere le spalle e il petto e ad allargare le spalle e il petto, consentendo a tutta la colonna di partecipare e di conseguenza consentendo al bacino di rotolare indietro e di rotolare in avanti. Anche qui, se vi fa piacere abbinare la respirazione, inspirate quando aprite il petto ed espirate quando lo chiudete. Se preferite lasciare il respiro libero, lasciatelo libero. Sciogliete un momento. Poi intrecciate di nuovo le dita delle mani dietro la schiena e ora portate in avanti una spalla e indietro l'altra spalla. Sentite il movimento delle vostre
scapole delle vostre clavicole. Una si sposta in avanti e una si sposta all'indietro. Notate se avvertite un pochino di movimento anche del vostro sterno, al centro del petto. Lasciatelo andare, sciogliete un pochino, appoggiate entrambe le mani sulle spalle e fate qualche cerchio con entrambi i gomiti. Sentite come li fate adesso questi cerchi. Anche nell'altra direzione. Poi, per concludere, prendete la palla. Tenetela, oppure il cuscino, se avete il cuscino, tenetela con il palmo delle mani, sollevate un pochino i gomiti e provate di nuovo a schiacciarla e a lasciare e sentite se riuscite a modulare di più questa pressione e anche forse a stringere di più la palla o il cuscino, a schiacciare di più. Quindi sentite se avete l'impressione di avere un pochino più di forza dopo tutti questi movimenti. E poi, se volete, alzatevi anche in piedi, osservate come state in piedi e fate una piccola passeggiata in giro per la vostra casa. E io mi fermo qui e vi saluto tutti e arrivederci alla prossima volta.